Ho perso la mia casa, ci abitavo lì, insieme alla famiglia. Siamo andati alla caserma di pompieri, la caserma di pompieri era vuota. In tutto il campo siamo 617 persone, 5 famiglie siamo rimasti senza casa, senza niente. Verso l'una e mezza è successo che è partito il fuoco, c'era il vento, tutto il campo, tutte le nostre case si sono bruciate. Abbiamo perso tutto, abbiamo perso macchine, le case, non si capiva niente, non sono riusciti a intervenire in tempo. Senti, a pochi metri da qui, veramente a due passi, c'è il distaccamento dei vigili del fuoco. Avete chiesto aiuto ai pompieri? Siamo giustamente andati alla caserma di pompieri, la caserma di pompieri era vuota. L'autopompa è arrivata da Napoli centrale. Dopo un'oretta sono arrivati dalla Scampia, non c'era disponibile l'autopompa. Senti, da dove è partito l'incendio? È partito tutto dal lato di Mugnano. Io non accuso nessuno, per grazia di Dio, però è partito tutto da là, tutto dalle terre del Signore. C'era l'erba secca, tutto, e di là c'era tutto secco. È partito un momento, è successo il peggio. Questo signore lo conosciamo così perché ci abita vicino a noi, sta al campo. Che rapporti siete con lui? Ma buongiorno e buonasera, più o meno. C'è qualcuno che può avere interesse a bruciare i campi rom? Ci sarà sempre sicuramente qualcuno. Dicono sempre che sono abusivi, che i zingari bruciano le terre, fanno i danni. Sempre, qualsiasi cosa, sempre sono stati i rom. Però i rom non fanno le edilizie, non lavorano come gommisti. Per smaltire una gomma ci vuole 2,20 euro. Invece non costa niente a uno che lavora come gommista venire verso le 4:30-5 di mattina e buttare a terra 1000 gomme. Come animali siamo qui. Se qualcuno è disposto a aiutarci, anche se dobbiamo pagare luce e acqua, la paghiamo. Basta che abbiamo un posto dove stare tranquilli con i nostri figli. In tutto il campo siamo 617 persone, 5 famiglie siamo rimasti senza casa, senza niente. Gli altri sono rientrati nel campo perché avevano paura che li mandavano in mezzo alla strada per l'11 settembre. Era previsto lo sgombero, però la gente che sta qua vivendo pure da 35 anni. Ci sentiamo italiani che siamo da 30 anni qua. Ci hanno dato i permessi di soggiorno, ci hanno dato le cittadinanze italiane, i figli sono nati qua, siamo cresciuti qua. Siamo da 30 anni e siamo sulla strada.